Dalle rossoneri amici rivali di YouTube, mi è tornata la connessione, non ho fatto il video perché non avevo la connessione ieri, è saltato internet, non mi chiedete perché, non mi chiedete per come, è saltato internet, boh, cioè non riesco veramente a capire che cazzo è che sia successo. Comunque saluto anche gli amici di Ravenna, che da Ravenna sono di qua a trovarmi, veramente, comunque sinceramente parlando, molto sinceramente parlando, una partita che a me non mi è piaciuta, sinceramente, cioè, non vi offendete, non, cioè, di buono, va bene che piccolo sforzo, massimo rendimento, ma una partita che a me non è piaciuta, cioè a me la difesa 3, Stefano, ascoltami, se te sei venuto qui per farmi giocare con la difesa 3, le mie che te ne torni lì a Firenze o la Lazio, dove cazzo che te allenavi prima, qua si gioca a 4 dietro. Che meno male che abbiamo recuperato anche Tornandes, che ieri era in grande spolvero comunque, perché Tornandes finalmente, l'ha detto anche in intervista, era spompato comunque dopo il mondiale, è tornato comunque. Ieri quello che ci servivano erano i tre punti. Non mi interessa poi, se andiamo ad analizzare la partita, dico che a me la squadra non è piaciuta, sono sincero. Però prendiamo anche naturalmente, non facciamo sempre critici ragazzi, quello che ci servivano ieri erano i tre punti. Poi che abbiamo giocato bene, non mi è piaciuta, sono cazzi miei, è una mia cosa che ho visto io. Però cosa ci servivano ieri? I tre punti, quindi li mettiamo in scarsella, come dicono qua, cioè in tasca, ok? E quello che ci serviva era assolutamente questo. Kier, minchia, mi sembra che veramente un paracaro è diventato, cioè è fermo completamente. Non mi è dispiaciuto neanche il Tata ieri. Il Tata ieri, stranamente, la sedia non mi è dispiaciuta. Col Tottenham secondo me sarà un'altra musica. Comunque va boh. Ieri c'era il Torino, tutto rispetto per Juric, che per me, guarda se mi dite un allenatore dopo di Pioli, ti dico Juric. A me Juric piace tantissimo, lo conosco da quando era qua a Verona. E Juric veramente mi piace tanto. Il professore, come lo chiamo qua, il prof, mi piace tantissimo. Juric mi piace tantissimo. Mi casa, dico la verità, guarda, se devo dire un domani, spero il più lontano possibile, un dopo Pioli, ti dico Juric. No, ieri molto bene Piero, ieri veramente molto bene, e molto bene anche Ciao, molto bene anche Ciao ieri, molto 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 bene. Mi è piaciuto veramente tanto, è forte di testa poi, è aggressivo, c'è un fisico della Madonna, deve ancora migliorare tecnicamente, però comunque sia... Personalità ce ne ha avuta tanta ieri, mi è molto 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 piaciuto, non vedo perché comunque se adesso non deve anche, magari se facciamo anche al posto di Krunic, che è un paracarro, se facciamo giocare Adli, non sarebbe male Stefano, o no? O no? Se al posto di Krunic, di fianco a Sandro, ci mette un po' di qualità, non sarebbe male, visto che si è passato con la difesa 3, che a me fa cagare la difesa 3, perché mi fa schifo la difesa 3, però almeno mette un po' di qualità a centrocampo. Perché se metti il 3 dietro e metti un paracaro a centrocampo, già Sandro comunque sono che corre tanto, recupera il pallone tutto, ma non è in gran spolvero. Però cazzo, almeno metti un po' di qualità a centrocampo. Brian Diaz, non mi è dispiaciuto neanche lui, assolutamente, anzi, ci mette sempre, questo ragazzo qua ci mette sempre l'anima. Peccato che è piccolino, perché se Dio l'avesse fatto un pochettino più, avesse, non so, comunque avete capito, un pochettino più alto sicuramente non sarebbe stato anche un altro giocatore. Cioè, già comunque così non è male, però sarebbe stato veramente molto molto forte secondo il mio punto di vista. Rafa mi dispiace, ma male, Rafa male. Secondo me questa cosa qua del contratto lo sta rincoglionendo, cioè veramente il Rafa che conosco io è un'altra cosa, cioè, il Rafa che conosco io non è questo qua ragazzi, mi spiace dirlo, ma non è questo qua nella maniera più assoluta, non è questo qua, male, molto molto male. Ha sbagliato come il primo tempo che si è allungato il pallone, sta sentendo questa pressione qua del contratto, è per questo che dico ragazzi, i contratti si chiudono, società del cazzo che siete, i contratti si chiudono subito, non me ne fotte un cazzo di avvocati, investitori, mica investitori, cazzi mazzi, fatelo pure tu Ciccio,
I contratti si chiudono subito, non dopodomani, subito si chiudono. Perché adesso le prestazioni sue non è sereno, non è Leao, non è sereno, lo vedete, non è sereno. Cioè, punto. Cazzo, ma cosa ci vuole a chiudere un contratto? Cioè, non comprare il giocatore, almeno quei pochi forti che abbiamo, almeno li teniamo, almeno, santo Dio! Santo Dio! Mamma, che società del cazzo. Mamma, mi stanno uno più sul coglione dell'altro. A parte che non si sa che cazzo è, che Cardinal, boh, e lì, che cazzo sia Miami con l'ombrellino, quello lì per me è un amante della figa che è la metà basta. Ma veramente, cioè, buon per lui, ci mancherebbe, anche, non lo siamo un po' tutti. Ma veramente, cioè, Cardinale è da prendere a schiaffi, è da prendere a sberle. Cioè, veramente, che poi lui è sicuramente. Boh, comunque, vabbè. Poi, andiamo avanti, va, andiamo avanti. Salamaker, ho sempre detto con Terzino, non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto, non dico che ha fatto una gran partita, non confondiamo un attimino le cose. Non mi è dispiaciuto una cosa, fare una gran partita è un'altra. Non mi è dispiaciuto ieri sera, sono sincero. È un terzino, l'ho sempre detto, è un terzino, punto. Krunic Italialegna, non pervenuto. Cioè, ragazzi, io Krunic quest'anno, cioè, tutto rispetto per Rade, ma io quest'anno, cioè, Krunic pensavo di utilizzarlo in Coppa Italia. Come riserva, neanche come titolare, cazzo. Cioè, veramente, cazzo. Cioè, siamo campioni d'Italia, stiamo ragionando con una provincia con la difesa a 3, cioè, da mettere le barricate, che ieri se prendiamo due gol nel primo tempo, ragazzi, non c'è un cazzo da dire. Che poi ci abbiamo messo cuore, ci abbiamo messo impegno, ci servivano quei 3 punti lì, grazie a Dio, non ci avrebbero rovinato il weekend, grazie, li abbiamo fatti. Meno male. Poi ci abbiamo un gran cazzo di attaccante davanti, che se gli dai palloni, questo segna, perché ieri anche Olli ha fatto un gran cazzo di gol. Ragazzi, ieri Olli, se tu li metti cross, questo qua, l'unico più forte di lui che ho visto di testa è stato Oliver Bierhoff. Per il resto, adesso arrivo. Per il resto, ragazzi, Olli, se dai palloni segna, se no, comunque, se non arriviamo sul fondo, come ho sempre detto, che non gli mettiamo un cazzo di cross, ma anche perché il cross di ieri, comunque sia, è stato sulla tre quarti, è stato. Non è stato dal fondo come piacciono a me. Cioè, Olli, comunque sia, basta gli dai palloni, lui comunque sia, si gira. Si è girato Giroud, si è girato Giroud, si è girato Giroud, lui si gira. Lui comunque in qualsiasi modo, lui comunque sia in area di rigore, è un goleador, è un bomber. È normale che non è uno che c'ha il dribbling, non è uno che è di profondità, non è uno che comunque sia cazzo di fare la differenza in altre cose. Ma se gli dai palloni, questo ti fa male. Questo, se gli dai palloni, ti fa male. E ieri ha fatto un gran cazzo di gol. Ha fatto veramente un gol da fuori classe, da area di rigore. Fuori classe, da area di rigore. Perché come è andato incontro, ha fatto la finta di movimento, come è andato incontro al pallone, te l'ha messa lì in bilia angolo 9. Cioè, è un gol da fuori classe, da area di rigore, punto. De Catler mi è piaciuto come è entrato, almeno cattivo, almeno l'ho visto cattivo, speriamo. Ti stiamo aspettando, Cucciolotto. Pronto? Ovetto? Ti stiamo aspettando. Almeno ieri sei entrato cattivo, almeno. Quello che vogliamo vedere, almeno, è un briciolo di cattiveria. Adli non lo fa giocare, non si capisce con cazzo c'è. Cioè, giochi con la difesa 3, almeno cazzo metti almeno un po' di qualità a centrocampo, Stefano. Ehi! Pronto? Buongiorno! Metti un po' di qualità no a centrocampo, almeno quello, cazzo. Virgola. Chi cazzo c'è ancora? Teo molto 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 bene. Ciao, mi è piaciuto. Chi cazzo è che c'è ancora? Quelli che sono entrati non hanno comunque se non mi sono dispiaciuti, né che gli altri due non mi sono dispiaciuti. Ragazzi, è una vittoria strappata comunque sia con le unghie, come dobbiamo fare in questo momento qua, perché in questo momento qua dobbiamo essere umili come siamo stati ieri sera. Umili, presenti, ok? Cattivi sono i palloni, perché adesso di qualità in questo momento qua, con questo cazzo di modulo anche che c'ha, ce n'è poca. Di gioco ce n'è poco, bisogna parlare chiaro, di gioco ce n'è poco. Però quello che ci interessa adesso è comunque sia far punti. Martedì già mi faccio il segno della croce, sinceramente. Giochiamo contro Antonio Conte. Cioè, se gioca con questo modulo, secondo me riempiamo una barcata, comunque speriamo di no. Cioè, a San Siro praticamente questo modulo giochi per non prenderle, ma Conte con questo modulo qua ti fa secco. Con questo modulo qua Conte ti fa, io te lo dico subito Stefano, con questo modulo Conte ti fa pelo e contropelo, te lo dico subito. Quindi o torni a giocare come giochiamo di solito, che almeno facciamo un gol più, giochiamo per fare un gol in più dell'avversario, ma con questo modulo qua che giochi per non prenderle, tanto comunque sei gol lo prendi.
Te lo dico subito. Lascia stare che ieri finalmente non è, sono due partite che su azioni non prendiamo gol, per l'amor di Dio. Ma stai sicuro che se giochi con questo modulo, comunque col Tottenham un gol lo prendi sicuro. E magari fosse soltanto uno. Ok, te lo dico subito. Comunque, vabbè. Adesso ci godiamo il weekend, ok, che è la cosa che comunque conta di più di tutti. Vi mando un bacio, vi mando un abbraccio, dopo facciamo la live. Ciao a tutti.